incontro di oggi è il solito incontro, diciamo, di routine che noi facciamo ogni anno dopo la cerimonia dell'inaugurazione dei presidenziali, chiaramente non prima, per riferire così sull'attività svolta dall'ufficio e dalle forze dell'ordine, ma non in relazione a un determinato procedimento operato. Magari noi ci dovessimo interessare di un unico procedimento operato, purtroppo noi ci dobbiamo interessare di tante questioni, tante vicende. Allora è giusto richiamare un po', fare un rendiconto, quindi richiamare l'attenzione, fare un rendiconto sull'attività svolta durante. Sicurezza Taranto e provincia, che cosa emerge dai dati del 2013? Ma adesso, insomma, in base ai dati numerici, ecco, perché noi in genere nell'opinione pubblica, nell'ordine stampa, si verificano determinati episodi che creano giustamente un certo allarme, perché si ha la sensazione che ci sia un cedimento da parte di chi è impegnato a prevenire questi fatti, o un inasprimento di azzardare, per esempio, quanto viene rapportato sul lungo periodo, per esempio nel periodo temporale di un anno, e si vanno a guardare i dati numerici, ci si rende conto che poi, insomma, ogni anno, cioè non è che improvvisamente in un anno si verifica una eccezionale recrudescenza di episodi criminosi, poi ci si rende conto, ripeto, sul lungo periodo, che in realtà siamo più o meno nella media statistica annuale. C'è un fenomeno che più di altri la preoccupa, lei ha sempre sottolineato l'importanza della lotta all'usura e all'estorsione. Sì, ma difatti un fatto sintomatico che si riassume anche quest'anno dall'esame dei dati numerici, dei dati statistici, è che i casi di estorsione, i casi denunziati, o di estorsione o di usura, sono estremamente contenuti. Sono